Quando Darwin ipotizzava la teoria dell'evoluzione biologica delle specie viventi e cercava di adattarla all'essere umano, ci fu uno scienziato, Alfred Russel Wallace, con il quale Darwin era in corrispondenza, che manifestò una certa perplessità sulla validità della teoria applicata all'uomo, affermando: «L'essere umano è possessore di caratteristiche che non possono essersi evolute con la sola selezione naturale». A distanza di circa 150 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin, il paleoantropologo Ian Tattersall, in un'intervista, sintetizza in una frase lo stato delle conoscenze sul tema dell'evoluzione umana. Come siamo diventati esseri umani rimane una delle più grandi domande della scienza. È vero, questo è un interrogativo che non ha ancora trovato una risposta esauriente. In quest'ambito si inserisce la tesi di un biologo molecolare italiano, Pietro Buffa, che in un interessante articolo pubblicato da Scienza e Conoscenza ribadisce quanto già affermato nel suo libro Resi Umani, che ha come coautore Mauro Biglino. Buffa afferma, senza mezzi termini, che la scienza si trova ancora oggi a dover fare i conti con dati paleoantropologici e genetici che mettono in evidenza risultati contraddittori e spesso enigmatici rispetto ai processi evolutivi del restante mondo animale. Una tra le principali questioni irrisolte nell'evoluzione umana, scrive Buffa, è senz'altro quella che ha visto un accumulo di caratteristiche neoteniche, ovvero di permanenza di caratteri infantili fin nell'età adulta, negli ominidi della nostra linea di discendenza. Basta osservare un cucciolo di scimpanzé di poche settimane per rendersi conto che l'essere umano ha molti più tratti in comune con lui che con l'esemplare adulto. La neotenia è un fenomeno completamente assente nei mammiferi e si verifica negli organismi superiori soltanto in conseguenza di un particolare processo evolutivo, la domesticazione. Riportandoci all'uomo, sostiene Buffa, il problema nasce quando siamo chiamati a chiarire le dinamiche di questo particolare processo evolutivo, ovvero la domesticazione, perché sappiamo non avere nulla a che fare con la selezione naturale postulata da Darwin. La domesticazione è infatti un processo che prevede un controllo da parte di terzi. Basti pensare alle molte specie addomesticate dall'uomo, tra le quali il cane artificiosamente plasmato in vario modo nel corso dei millenni a partire dal suo progenitore selvatico, il lupo. Sulla base di queste considerazioni possiamo immaginare che, contrariamente a quanto accaduto a tutti gli altri primati, gli ominidi, nostri progenitori, si siano evoluti all'interno di un regime di domesticazione, a partire dai primi ominidi proto-umani, gli Homo habilis, il che avrebbe giocato un ruolo fondamentale nell'abbandono dei tratti scimmieschi e nello sviluppo di tratti e abilità uomo specifiche. Dato poi che la domesticazione, conclude Buffa, è un processo evolutivo che prevede un'azione mirata da parte di terzi, l'ipotesi che ominidi ne siano stati oggetto, come era avvenuto per i bovini, gli ovini, le galline, il cammello, il cavallo, suggerisce la presenza di una civiltà avanzata, certo non autoctona, che abbia operato tra alcuni di loro, con lo scopo di fare emergere nel corso del tempo individui con specifiche caratteristiche sia anatomiche sia comportamentali. Insomma, non si scappa. Sia che sia stata una domesticazione o una ibridazione genetica, noi umani non siamo terrestri. Da dove veniamo?